Oggi a Ciao Como siamo in compagnia di Bettina per parlare di un open call molto importante che si chiama Lombardia Photobook e che raccoglierà al termine di questo concorso un centinaio di fotografie per dar vita a una pubblicazione vera e propria. Bettina, benvenuta, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie Stefania di invitarmi. Eccoci qua. Che Allora, cos'è Photobook per chi non l'avesse mai sentito fino a questo momento? Lombardia Photobook nasce da un'idea di avere un libro e registrare questo periodo che stiamo vivendo, per cui fa parte della storia. Il Covid-19 ha travolto la vita di tutti i cittadini da qualunque parte del mondo. In questi 2 mesi di lockdown, credo che tutti noi abbiamo avuto più tempo anche per ragionare, per cui questa è un'idea, era un sogno nel cassetto, è una cosa che ho rielaborato e sono riuscita a vendere le idee insieme a Daniele Brunati, realizzare questo progetto che era partito nel mio piccolo, che poi è diventata una cosa per la Lombardia che mi fa molto piacere. Avendo partecipato, io faccio la fotografa, avendo partecipato, ci sono stati tanti concorsi in questo tema che è molto importante, ma l'idea del Lombardia Photobook è giustamente avere un libro per un domani raccontare quello che abbiamo vissuto tutti in questo periodo. Per cui insieme agli amici di Como, Consorzio Como Turistica, Magic Lake, Como Zero, Netweek e Masetec, siamo riusciti a mettere insieme questa idea. Allora, questa è un'idea di non solo fotografia, ma è un'idea di invitare tutti gli artisti, tutte le persone che hanno prodotto e che hanno fatto qualcosa che sia legata alla loro regione, che sia legata al Covid. Io invito a partecipare. Invitiamo tutti ed è molto semplice, ricordiamo che basta consultare il sito Lombardia Photobook dove troverete il format, quindi per partecipare, per fare applicazione. Il contest è iniziato lo scorso venerdì, quindi il 15 maggio, e durerà fino alla fine di giugno, quindi fino al 30 giugno, e avete tempo ovviamente per preparare tutti i vostri materiali, che ovviamente andando poi nella fase finale in stampa dovranno avere delle caratteristiche specifiche, dovranno essere dei file in alta definizione, giusto? Giusto, ecco, è l'unica cosa, per cui le foto che vengono selezionate dopo saranno caricate in alta definizione per poter stampare, per cui è l'unico requisito e ci sono tutti i requisiti necessari nel sito. Tutti i dettagli. Il concorso è diviso a 3 temi, come dicevo, per cui c'è lo street, che sarà probabilmente la parte più giornalistica, la parte anche della prima fase, anche se siamo partiti un po' in ritardo. La prima fase è stata comunque coperta dai giornalisti e dai fotografi che hanno vissuto in prima linea tutto quello che è successo. Poi c'è people, per cui le persone per strada, la finestra di fronte a casa tua, quello che ti viene in Quello che mente. vedi, esatto. E quello che hai vissuto. E poi c'è creatività, arte, parliamo di sempre comunque legata a questo tema, no? Cioè, ricordiamo che comunque il tema è sempre purtroppo il Covid-19. E ovviamente il lockdown, il cambiamento degli spazi, delle relazioni, dei rapporti, tutto quello che ovviamente poi è stato legato a questo Covid-19. Sì, questo è importante. Tra l'altro, la copertina della Open Call era, sono 147 persone, amici miei, che io avrei voluto fotografare dal vivo nella prima fase e li ho contattati, gli ho chiesto di fargli un selfie e dopo ho montato questa cosa giustamente per pensare di stare più vicino a loro. E credo che come questa idea sono nate tante altre idee. Per cui l'idea non è solo avere il registro giornalistico, ma anche avere un registro creativo delle persone. Io voglio vedere cosa stanno facendo anche nella nostra regione. Questo è un concorso che poi verrà selezionato, saranno selezionate 100-150 fotografie e la giuria è stata scelta anche lì in funzione dei 3 temi. È una giuria internazionale, è una giuria divisa, ho voluto creare
un giornalista, ho voluto creare una gallerista, ho voluto un grafico e ho voluto dei fotografi che siano specifici anche in settori diversi. Accenno, se abbiamo tempo, la mia giuria, per cui ho invitato Bruno Ragogna, che è un grafico fotografo comasco, a partecipare. C'è Camilla Morese, che è una ragazza giovane che ha aperto adesso a Como una galleria di arte che si chiama G-Art. Per quelli che non la conoscono possono andare a vedere. Ho un fotografo di fine art che si chiama Cassio Vasconcellos, che sarà quello che probabilmente valuterà la parte più di arte. Poi ho Fernando Lombardi, che è un fotografo più legato alla moda, più alla fashion, e anche lui sarà un'altra persona che valuterà il lavoro di tutti. Poi ho Joaquin Paiva, che è una persona che fa portfolio review, che è una persona molto importante, ha un nome molto importante nel mondo della fotografia, per chi conosce Arles, PhotoFest, Houston, dove uno si siede e fa il portfolio review, perché è una persona che negli anni vedi tanto, tanto materiale. E poi c'è Luis Calvezin, che è un giornalista che era il direttore della fotografia della Folha de São Paulo, dove io ho lavorato, che era il quotidiano della Folha de São Paulo del Brasile. Tutte queste informazioni si possono trovare nel sito, per cui potete vedere chi sono i personaggi. Il fatto di avere creato una giuria internazionale è giustamente perché il mondo del fotografo, il mondo del giornalismo è molto piccolo, si conoscono tutti, ma qua parla l'immagine, per cui la cosa importante è che l'immagine parli da sola, non c'è bisogno di nome, non c'è bisogno di sapere di chi sei, da dove vieni, famoso, non famoso, conosco, non conosco, no, nessuno sa di niente, per cui ho creato una giuria un po' strana nell'ambito, direi, di questo mondo, ma giustamente apposta per quello. La cosa principale è invitare le persone a partecipare. Anche perché ricordiamo che il catalogo finale, la pubblicazione finale avrà un prezzo di vendita, sarà venduto, ma il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Quindi insomma è un progetto a 360 gradi anche da questo punto di vista. Sì, sarà presentata insieme a una mostra fotografica, per quelle fotografie scelte entro la fine dell'anno in data e luogo che vi faremo sapere. Saranno esposte queste fotografie, saranno pubblicati questi libri. Vediamo di riuscire a portare la giuria insieme a noi e portare tanti fotografi in questa manifestazione. Essendo una cosa gratuita in beneficenza e un registro così importante, il mio appello è partecipate tutti, che mi farebbe a prescindere, veramente... Esatto. È il momento anche di mettersi in gioco per tutti gli artisti, non solo fotografi, come hai detto tu, non solo fotoreporter, ma anche grafici, pubblicitari di qualsiasi tipo che in questo periodo hanno riflettuto e interpretato a loro modo il momento di lockdown. Bettina, ti ringrazio per essere stata con noi e ricordiamo a tutti che la chiacchierata di oggi ha riassunto nelle varie parti quello che trovate anche sul sito Lombardia Photobook e aspettiamo di ricevere le vostre iscrizioni e vedere poi le opere finaliste quali saranno. Grazie Stefania, grazie di invitarmi e cerchiamo di pubblicizzare al massimo questo progetto e ringrazio a tutti voi. Grazie a te, a presto, ciao Bettina!